Prima del nostro telegiornale apriremo questa edizione con la notizia dell'incidente che ha visto coinvolto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Borrelli, che è stato investito da una moto sotto casa. Il consigliere immediatamente ha commentato: è il prezzo da pagare per le mie continue denunce. E poi ritorneremo sul tema del terremoto e della ricostruzione. L'abbiamo fatto col presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli, assessore a Napoli ai lavori pubblici Edoardo Cosenza, che ha praticamente detto che la ricostruzione è resa difficile dalla presenza di tanti abusi edilizi sul territorio. Torneremo ancora sul dossier sulle povertà in Campania presentato da Caritas l'altro giorno, ascolteremo il commento del sindaco di Napoli Manfredi, che ha detto la povertà in Campania è un'enorme emergenza sociale. Infine la pagina sportiva del sabato con le due sconfitte delle due squadre isolane che hanno giocato oggi in promozione, ovvero il Varano ed il Procida, ma ci occuperemo nella lunga pagina sportiva anche del calcio a 5 di Serie D con le Pomeo che ha battuto il Forio per 4-2 e continueremo a parlare dell'impresa che è cominciata oggi per quanto riguarda la pallanuoto in Serie A2 dell'Ischia Marine Club. Di questo e di tanto altro ancora, come gli appuntamenti e i lavori in corso che cominceranno lunedì prossimo sull'isola, ci occuperemo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Sull'isola di Ischia, per l'accoglienza di qualità, Cala degli Aragonesi. La Cala degli Aragonesi è l'approdo da riporto per vivere la vacanza a mare tra comfort e tranquillità, l'efficienza dei servizi, la comodità della struttura, la professionalità del personale, gli alti standard tecnologici, l'attenta sorveglianza, il rispetto della privacy ti accolgono in un 5 stelle del mare. Tanti ed esclusivi servizi, sia in banchina sia sul territorio, per risposte precise alle tue esigenze. Sull'isola di Ischia, nel porto di Casamicciola Terme, Cala degli Aragonesi. L'accoglienza a mare a 5 stelle. Centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Retine, una struttura medica all'avanguardia per la salute degli isolani. Ecorad ti offre tecnologie di ultima generazione per diagnosi sempre più approfondite e precise. Per i nostri pazienti abbiamo scelto la modernissima Magnetum Sempra Magnete, l'ultimo software di risonanza magnetica ad alto campo da 1,5 Tesla, ideale per analisi del cranio, colonna vertebrale, dello scheletro, dell'addome superiore ed inferiore, particolarmente indicato per diagnosi della mammella e la prostata. Una macchina fondamentale per la prevenzione delle malattie. La nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton. Ecorad è centro specializzato per mammografia. Siamo in Rione Genala 16 a Forio. Telefono 081 99 71 82. Ecorad, medicina di ultima generazione per la salute degli isolani. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogni, un panorama vostro fiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Bestiaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. Pubblicità Media and Service. Buono Pubblicità. Agenzia Stampa e Propaganda. Dal 1962, nuove idee per l'isola di Ischia. Il consigliere Borrelli investito per le sue denunce, l'esponente dei Verdi è stato investito ieri sera da una moto sotto casa. Ho sempre saputo, dice, che avrei dovuto pagare caro le mie battaglie.
La ricostruzione rallentata dalla presenza di abusi edilizi su un tema così particolare occorrono provvedimenti del governo sul dopo terremoto sull'isola d'Ischia. Lo sostiene l'ingegnere Edoardo Cosenza, assessore ai lavori pubblici di Napoli. Le povertà in Campania, una enorme emergenza sociale. Il sindaco di Napoli Manfredi così commenta il rapporto della Caritas regionale, uno scenario drammatico. Lo sport, il calcio, promozione, sconfitta per Banana e Procida, la Gerola espugna il Don Luigi di Orio vincendo 5-1, il Santa Anastasia ha la meglio sul Procida per 1-0, per il calcio a 5 Serie D, l'Epomeo batte il Forlì 4-2. Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Televisa nell'edizione del weekend. Dunque, il consigliere regionale della Campania e eletto il 5 settembre scorso alla Camera dei Deputati, Francesco Borrelli, è stato investito sotto casa da una persona a bordo di una moto, una persona che indossava un casco integrale. Accaduto ieri sera, venerdì, intorno alle 22:25. Ho sempre saputo, dice Borrelli, che certe mie battaglie e denunce le avrei potute pagare caro. Questa volta mi sono costate 21 giorni di prognosi e poteva andare anche peggio se non fosse prontamente intervenuto un tassista che ringrazio di cuore. Borrelli racconta, si trovava davanti al suo garage intento a parcheggiare lo scooter quando una persona in moto con un casco integrale lo ha investito di proposito. Il forte impatto ha fatto cadere il consigliere che è rimasto incastrato tra lo scooter e un'impalcatura. A quel punto l'investitore si è affiancato a Borrelli, ma fortunatamente è sopraggiunto un tassista che si è fermato a prestare soccorso pensando ad un incidente stradale. E proprio mentre il tassista aiutava Borrelli a rialzarsi, l'uomo in sella alla moto si è dileguato a tutta velocità. Un ordine di demolizione di una casa è stato bocciato da una decisione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso proposto dall'avvocato Bruno Molinaro per una famiglia di fuorigrotta. Peccato però che di quella casa restino solo le macerie, anzi nemmeno più quelle, perché l'area di risulta è stata completamente liberata. La casa non doveva essere abbattuta, il condono era valido e non c'era pericolo idrogeologico, hanno commentato i proprietari. La procura intanto era andata avanti, forse dell'ordinanza della Corte Napoletana, e aveva proceduto senza indugio all'abbattimento. Citeremo per danni lo Stato italiano per l'errore giudiziario commesso dai giudici della Corte d'Appello, afferma l'avvocato Molinaro, per non avere inteso salvaguardare il bene della vita, invocato quale causa di incompatibilità con l'abbattimento, e quel che è più grave, per aver omesso ogni valutazione positiva o negativa dell'istanza di sospensione presentata dopo la proposizione del ricorso per Cassazione. A Napoli il sindaco Manfredi commenta il rapporto sulle povertà presentato dalla Caritas regionale, uno scenario drammatico, dice, una enorme emergenza sociale, occorre un impegno straordinario del governo. Sentiamo il sindaco. Oh, sindaco, lei è sindaco della città di Napoli e anche dell'area metropolitana, un commento sul rapporto della povertà della regione Campania, un scenario drammatico. Un scenario drammatico, la situazione è terribile. La situazione della povertà, tante famiglie che non riescono a pagare le bollette, questa è un'enorme emergenza sociale sulla quale chiaramente noi non possiamo fare qualcosa, ma non possiamo fare tutto. Cioè, è necessario un impegno straordinario da parte del governo centrale per dare delle risposte a questi temi, che sono dei temi che riguardano la quotidianità, la necessità delle persone di essere messe in condizione di poter avere una vita dignitosa. Secondo lei 30 miliardi di euro, 9 per il 2022 e il resto 2023 possono essere sufficienti per buscare energia? Io credo che la crisi richieda investimenti molto più importanti. È chiaro che noi ci troviamo in un quadro generale anche di finanza europea complesso, credo che anche su questo l'Europa deve fare la sua parte e deve sostenere gli sforzi che fa l'Italia per fare in modo che questa crisi possa essere superata con un minimo impatto sociale. Il presidente dell'ANCIM, sindaco di Forlì, Francesco Del Deo, ha chiesto un incontro al ministro Musumeci per parlare di isole minori nel costituendo comitato interministeriale. Con l'adesione al comitato, dice Del Deo, le isole minori certamente potranno far ascoltare la propria voce con un maggiore peso, avendo un unico interlocutore. All'indomani dell'incontro col ministro saremo già pronti a lavorare senza sosta, offrendo un grandissimo supporto al ministero stesso, nell'interesse di tutti i cittadini che vivono sulle isole, facendo sì che abbiano le stesse opportunità che sono date ai cittadini della terraferma. A Forlì il presidente Michele Regina ha convocato il Consiglio Comunale per lunedì prossimo alle 9.
all'ordine del giorno una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio, alcune variazioni di bilancio nell'esercizio 2022 che consentiranno il recupero di circa 400.000 euro per l'effettuazione di ulteriori lavori pubblici sul territorio ed ancora l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria dal 2023 al 2025. Terremoto sull'isola d'Ischia, la questione della ricostruzione è strettamente collegata alla presenza in loco di abusi edilizi. Lo sottolinea l'ingegnere Edoardo Cosenza, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli e assessore al Comune di Napoli. Su un tema così particolare, dice, occorrono provvedimenti governativi. Cosenza ai nostri microfoni illustra anche la situazione attuale dei lavori pubblici nella città di Napoli. Ascoltiamo. Assessore, un bilancio sui lavori pubblici in città, cantieri aperti e da aprire. Sì, io, i cantieri da aprire sono davvero tanti. Ieri è uscito un bando solamente per la verifica dei progetti per 18 milioni di euro e oggi esce in Gazzetta Ufficiale un bando per lavori per 500 milioni di euro sul PNRR, quindi stanno per partire le attività collegate al PNRR. È chiaro che per esempio i lavori stradali, non farli vuol dire avere le strade dispestate, farli vuol dire avere fastidi dei lavori che si fanno, no? Quindi poi bisogna lavorare anche per fare lavori che durano in tempi giusti, dando pochi disservizi. Poi ci sono lavori ancora più complicati. Oggi in giunta approviamo la delibera dell'accordo con la Regione per la linea 10 della metropolitana, che è una linea che parte da Fragola, ma avrà una fermata a Piazza Carlo III, quindi qui vicino, cioè finalmente Piazza Carlo III avrà una stazione metropolitana, altrimenti Palazzo Fuga non si può utilizzare. Naturalmente questi sono progetti più di lungo termine. Sul breve i cittadini si aspettano strade meno dispestate. Siamo riusciti a fare in tempi rapidi alcune cose, tipo tutte le strisce pedonali rifatte. Siamo partiti dalle zone delle scuole, quindi siamo partiti dalle cose più semplici. Adesso faremo la pulizia di tutte le caditoie, ma pulizia vuol dire non solo sopra, vuol dire lo spurgo interno delle caditoie. Quindi siamo ripartiti con attività relativamente semplici che erano fermi da anni, ma stiamo progettando anche cose che poi si vorrà tempo, ma veramente cambieranno in meglio la qualità della vita dei napoletani. Lei conosce molto bene la questione della ricostruzione al terremoto di Ischia, c'è un dialogo serrato tra regione, commissario e comuni, come assessore di Napoli, ma anche come ingegnere, che visuale ha? Sì, io diciamo nella mia storia professionale ho lavorato molto nel posto terremoto, specialmente dell'Aquila. La questione di Ischia è soprattutto una questione collegata ai condoni e agli abusivismi edilizi. Diciamo come coniugare la ricostruzione col fatto che molte abitazioni non sono perfettamente in regola, quindi bisogna prendere dei provvedimenti che non sono proprio semplicissimi, che poi sono provvedimenti governativi su un tema molto, molto particolare. Il commissario è un uomo di grandissima esperienza, Legnini, quindi diciamo certamente sa come muoversi su un terreno certamente difficile come quello dei lavori nelle abitazioni private. Lunedì prossimo presso l'Istituto Superiore Ferdinando Galiani in via Don Bosco Napoli sarà celebrata la giornata mondiale del ricordo delle vittime della strada. Interverranno Emanuela Barbato del Comitato di Napoli dei Giovani della Croce Rossa Italiana, l'Ispettore Bianco della Polizia Stradale di Napoli, Fabio Greco, Presidente della Terza Municipalità del Comune di Napoli, Maria Caniglia, Presidente della Quarta Municipalità, Maria Grazia Cerrito dell'Associazione Strada Facendo Onlus, Riccardo Gozio del Gruppo Community Rotary della Sicurezza Stradale del Club Rotary di Brescia ed infine Renato Silvestre del Gruppo Sicurezza Stradale del Club Rotary di Napoli. Dal lunedì prossimo ad Ischia saranno effettuati lavori di rifacimento del manto stradale su via Iasolino nel tratto compreso tra la chiesa di Porto Salvo e piazza Antica Regia. I basoli esistenti saranno sostituiti da un tappeto di asfalto. Tutto il traffico veicolare sarà deviato sulla superstrada, compresi i bus di linea. Continuano a Casamicciola i lavori per la realizzazione della rete del gas metano. A partire da lunedì prossimo il cantiere si sposta sul corso Luigi Manzi, dove i lavori si erano fermati mesi addietro. Dai Tabacchi de Luise fino alla chiesa della Santa Maria della Pietà, la strada sarà chiusa al traffico con divieto di sosta dal 14 novembre almeno fino al 2 dicembre. I veicoli appartenenti ai residenti nelle ZTL 1, 2, 3, muniti di regolare autorizzazione all'accesso e sosta all'interno delle ZTL, potranno percorrere il corso in entrambi i sensi di marcia nei tratti non interessati ai lavori per accedere ed uscire dalla ZTL di competenza.
Ed ora il coronavirus, migliore incremento dell'incidenza, in diminuzione anche il tasso di occupazione dei posti in area medica ed in terapia intensiva. La situazione appare stabile ma con piccole oscillazioni. Ascoltiamo il consueto report settimanale del professor Gianni Ressa del Ministero della Salute. Questa settimana si osserva un leggero incremento del tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro paese e l'incidenza si fissa intorno a 307 casi per 100.000 abitanti. Diminuisce invece l'RT, siamo ormai a 0,83, quindi ben al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 10 e al 2%, quindi si nota un'ulteriore diminuzione con nessuna congestione delle strutture sanitarie, per cui la situazione appare stabile pur con qualche piccola oscillazione. L'unità di crisi della Regione Campania ha diffuso il consueto aggiornamento sulla diffusione dell'epidemia nel territorio regionale. Oggi 12 novembre sono 1692 i nuovi contagi su 11.208 test eseguiti. Nell'ultimo rapporto dell'unità di crisi non ci sono deceduti registrati nelle ultime 48 ore. In Campania sono attualmente 13 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, mentre sono 263 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza. Per quanto riguarda il Covid, dovremmo mantenere ancora alta l'attenzione, lo sottolinea lo scrittore Maurizio De Giovanni, che punta anche l'accento sulla presenza di diverse varianti pericolose del virus stesso. Sentiamo. Maurizio De Giovanni, ha oltre due anni dallo scoppio del Covid, esattamente 2 anni fa questo eravamo il coprifuoco, ora è tutto diverso, qual è lo scenario? Lo scenario è quello di un'attenzione che sta scemando spaventosamente e che invece dovrebbe essere ancora alta. I numeri testimoniano che la pandemia c'è ancora, che il contagio c'è ancora e l'ipotesi e la paura delle varianti, come ci diranno i nostri professori, esiste come. Quindi ogni iniziativa come questa, che è un'iniziativa di innalzamento dell'attenzione su questi argomenti, è benvenuta. Anche il mondo della cultura, oltre a intrattenere le persone durante il lockdown, si è prodigato per chiedere attenzione. Sì, soprattutto per la prevenzione. La prevenzione è un argomento importantissimo che dimentichiamo. Quando non abbiamo l'imminenza del problema, noi dimentichiamo di poterlo avere. E questo si porta a muoversi quando è troppo tardi. L'iniziativa di oggi è proprio su questo, sulla necessità della prevenzione. Ed ora alla pagina sportiva, iniziamo dal calcio giocato, in promozione l'Agerola espugna il Don Luigi di Orio, battuto 5-1 il Barano. Vediamo le immagini della fine. È iniziato Barano Agerola, entra Di Sapia, che va largo da Cantelli, libero anche di puntare, Cantelli va al cross verso Invernini, chiuso, subentra Trani! Eccola la stella, alla fine se la riprende proprio l'8, che va da Cantelli, pallone magico per il 10, ancora può andare nulla contro uno, Cantelli questa volta se ne va sul destro, su Di Gregorio e tocca per Cantelli, che se ne può andare, punta Porzio, Cantelli se ne va, lo salta sulla velocità, ancora Cantelli, cross col mancino, Invernini! Cross che arriva nel centro dell'area, Marino Cestora recupera però anche annunciata allora War, tocco per Marino, subentra Imperato, Cestora da Marino, che azione della Gerola! Gregorio, tocco per Imperato, recupera da parte di Luise che salta pure Cozzolino e poi va al cross per Cantelli, controllo sinistro! Aspettiamo solo il fischio che arriva ora, 3 passi sopra la barriera! E allora calcio di punizione, già battuto dal Barano, verso Trani, che va da Cantelli, che può puntare, raddoppiato, se ne va sul sinistro, cross arretrato, Trani! Golasso da parte di Gigio Trani, ancora una volta, è alzato bravissimo Cantelli ad andarsene, che va al cambio lato, precisissimo per Imperato, controllo, cross per Marino! Con il suo destro verso la porta di Castaldi, cross sul secondo palo, colpo di testa attraverso il pallone, entra! Lo spinge in porta, proprio Cestora, stata ad aggiustare il pallone per Cantelli che osserva Formisano, non calcia perché inventa per De Luise, cross Invernini, che giocata ha provato De Luise!
parte il 14 sotto la barriera, golasso, è ricominciato Barano a Gerola, ordinaria, rilancio profondo da parte di Capua con il pallone che arriva da Marino che va a centrare, Annunziata, fallo, calcio di rigore, il fischio arriva ora, parte Marino, spiazzato Castaldi, gol numero 7, Annunziata verso D'Antonio, raddoppiato, tocca molto bene per Gigio Trani, crossa, deviazione, De Luise calcia, deviazione, il pallone non è entrato, Marino va in contropiede la Gerola con Marino, solo si sovrappone Carolei, il tocco è per lui, Carolei, va direttamente verso la porta, se ne va Nicola Conte che poi va al cross verso Invernini, subentra Tani, bellissimo, e viene servito Arcorasi che si mola davanti a Castaldi, 4-1, contropiede spettacolare, allarga Marino, servito il 9, finta Marino, doppia giocata, Marino illegale, Marino, Castaldi e poi il sinistro, chapeau da parte di Cessaro, doppietta del numero 4, profondo a cercare Cantelli, il pallone è buono, Cantelli si inserisce Trani, Invernini messo giù, Cantelli altro dribbling, la vorrebbe Trani, la vuole, ha servito il numero 5 che potrebbe anche calciare, non lo fa, va da Gigio Trani, controllo e destro che chiude l'1-2, ancora War con l'esterno, che palla per Amoroso, tiro, poi Amoroso ha provato a chiudere il triangolo di Gregorio, apertura straordinaria per il cross al tiro, sta il Barano D'Antonio, se ne prova ad andare, forse non hanno controllato che De Simone è giù, allora il pallone è per Cantelli, però dribbling di D'Antonio e arriva uno, arriva due e arriva tre, il direttore di gara dice che può passare così, il match finisce 5-1 per la Gerola. Allo stadio De Cinco di Santa Anastasia il Procida perde 1-0 contro i padroni di casa, per gli isolani pesano le tante assenze, a decidere il match la rete di Cozzolino in avvio di gara. Vediamo la sigla. Allo stadio De Cinco di Santa Anastasia il Procida perde 1-0 contro i padroni di casa, per gli isolani pesano le tante assenze a partire dal baby talento Gadaleta, a decidere il match la rete di Cozzolino in avvio di gara. I padroni di casa partono forte dal quarto minuto, trovano già il vantaggio con il numero 7 del Santa Anastasia che approfitta di un pasticcio difensivo di Muro. La Marra si mette una testa sul tiro di Borrelli, ma nulla può sulla conclusione di Cozzolino. I solani rispondono al 16° con un pericoloso cross dalla destra di Vanzanella, ma in piena area la difesa di casa riesce ad intercettare la palla mettendoci una pezza. Un minuto dopo, episodio da Moviola, con la rete del raddoppio annullata ai padroni di casa per fuorigioco. I ritmi si abbassano e le giocate sono condizionate anche dal forte vento. L'ultima azione degna di nota del primo tempo si registra al minuto 44 con Cozzolino, che in area isolana colpisce la palla sfruttando un cross dalla destra, ma la conclusione va oltre la traversa. Nella ripresa, pronti via, il Procida si addormenta come nel primo tempo e lascia da solo Romano che da pochi passi calcia fuori. All'11° ci provano i fratelli Costaiola a dare la scossa con l'azione di Lorenzo e il tiro di Antonio, che però finisce oltre la linea di fondo. Il Santa Anastasia non riesce a chiudere il match ed il Procida prende coraggio. Al 27° tiro forte e preciso di Guirino e il portiere di casa allocca e costretto agli straordinari rifugiandosi in angolo. Gli sviluppi di un corner al minuto 40 terminano le speranze del Procida con un colpo di testa di Talise che manda la palla alta. Allo scadere dei 6 minuti di recupero si chiude 1-0 il match tra Santa Anastasia e Procida. Passiamo al calcio a 5. Questa mattina al Pala Casale, nell'incontro valido per la seconda giornata di Serie B, l'Epomeo ha battuto il Foglio 4-2. Vediamo la sigla. Parte il tempo, 30 minuti di gioco, centro di Iacono, Battaglia prova il tiro, bella la risposta. E il pallone termina in porta per una deviazione. Il pallone viene fatto girare velocemente, un errore, tiro, respinge.
palla dietro, ancora persa, occasione ora per il Forio, che viene gestito molto bene, però c'è davvero una prodezza da parte di Calise. Fermato le velleità, un bel tiro, altra parata di Migliazzo. Pagliazzo, tiro, bello che cazzo, tiro dalla distanza, alto. Belleso, tiro, deviato, il pallone sulla traversa, Chiaccarino al tiro, forte, raso terra, Elia. Ritarda il passaggio, non c'è fallo, il Pagliazzo salta l'avversario, salta anche il portiere con un bel tocco, Caruso. Arbitro fischia, battaglia, tiro deviato, palo. Beso. Caruso, tiro dalla distanza, palo laterale per il Forio. Castagnolo, tiro dalla distanza, una deviazione. Castagnolo alla battuta, Castagnolo contro Calise, tiro para. 2 minuti di recupero, persa palla, battaglia, il tiro di meglio Giuseppe, battaglia, cerca lo spazio per il tiro, lo trova e colpisce il palo. Della ripresa, l'arbitro fischia, si gioca. Bravo Calise, autore anche di buone parate. E il pallone va in rete per il tocco di battaglia. Hanno anche l'uomo in più in questo momento. Un tiro, il palo. Ottimo il tocco, pallonetto e gol di Castaldi, davvero una bella giocata. Prudente, gol 4-1, battuto Amodio. Monaco, tiro palla, tiro dalla distanza e gol, gol di Eleia. Davvero bello questo gol al 30°. Ancora Prudente, palla dietro, ritarda il tiro, poi Monaco ci prova, riparte. Pochi spiccioli di partita, anzi è finita, 4-2 per le Pomere. Il presidente del CONI in Campania, Sergio Roncelli, esprime soddisfazione per l'esordio quest'anno nella serie A2 della squadra di pallanuoto Ischia Marine Club, sconfitta oggi pomeriggio alla Piscina Scandone 14-9 dalla Roma Vesnova. È una squadra con molti giovani, dice Roncelli, che sottolinea anche il successo delle squadre di calcio e di basket nella città. Napoli primeggia in tutto e per quanto riguarda il calcio dilettantistico, il presidente sottolinea l'importanza di quelli che sono gli impianti sportivi da risistemare e rendere agevoli. Sentiamo. Sergio Roncelli, presidente CONI Campania, una buona notizia, un'altra squadra in Serie A2 di pallanuoto, la prima volta per l'Isola d'Ischia. Sì, sicuramente è una bellissima notizia. Noi tutti sappiamo le grandi tradizioni della pallanuoto campana e napoletana in particolare. A me mi fa enormemente piacere perché è una squadra oltretutto formata da molti giovani che lascia ben sperare per il futuro. Io spero tanto che la pallanuoto possa ritornare ai passi di un tempo e solo con squadre giovani si può garantire il futuro della pallanuoto a Napoli. Successo per il nostro sport, non solo il Napoli calcio di Mister Spalletti, ma ultimamente anche nel basket. Sì, sì, sì. Non è solo una città di mare dove si conquistano i titoli delle specialità marine, ma Napoli fortunatamente primeggia in tutto, anche negli sport di palestra, negli sport di terra, e la grande bellezza di questa squadra di basket che denota anche i grandi dirigenti che noi abbiamo. Questi successi non si ottengono occasionalmente, ma perché c'è una grossa dirigenza e dei grossi tecnici di basket preparati. Proseguono anche senza intoppi i campionati dilettantistici di calcio, di promozione, di eccellenza, ricordiamo col Covid che furono anche sospesi, bisognerebbe forse mettere mano però agli impianti. Sì, questo degli impianti è purtroppo una cosa atavica. Dopo le universiadi avevamo avuto tutti gli impianti nuovi, noi adesso stiamo lottando
La Regione ha messo a disposizione anche dei fondi per garantire la manutenzione di questi impianti, che sono un patrimonio indispensabile per fare sport. Ed ora restiamo a Napoli, la prefettura della chiesa di San Giovanni a Carbonara. Esulta ai nostri microfoni il parroco Don Ciro Riccardi. È un momento così bello, dice, la riapertura di uno scrigno d'arte. Ascoltiamo. Di vivere questo momento così bello per la riapertura di San Giovanni a Carbonara, questo scrigno di arte che è della città e dove ognuno può così osservare le bellezze di ciò che Napoli ha. E queste bellezze vanno osservate e vanno così anche portate agli altri attraverso, ecco, il messaggio che si accoglie nel momento in cui si visita il luogo così bello e così anche armonioso, che porta così a vivere quella intimità anche interiore nel salire le scale di San Giovanni al Carbonara per ritirarsi nella chiesa monumentale. Bene, e con questo, prima di chiudere, come sempre, lo spazio a meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione nella giornata di domenica, vediamo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In montagna, molte nubi, con deboli piovigili. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovacci. E per quanto riguarda la giornata di sport di domenica, due i debutti per quanto riguarda le squadre isolane. Il debutto in panchina di Angelo Iervolino con il Real Forlì, che in trasferta incontrerà il Pomigliano. Invece noi ci rivediamo in diretta alle 14.25 per l'incontro dallo stadio Mazzella tra Ischia e Montecalcio. Di tutto il resto poi vi racconteremo, come sempre, nell'edizione di lunedì alle 14. Buona domenica a tutti.